è tutto pronto per lo spareggio, per andare in Serie A tra Perugia e Torino. Diamo subito, andiamo a vedere con l'aiuto della nostra regia le formazioni, cominciando da quella del Torino. Ecco intanto un'inquadratura negli spogliatoi che ci fa vivere la tensione con cui le due squadre si sono avvicinate a questo appuntamento. Tutti in porta per il Torino, difesa a 3 con Bonomi, numero 29, 31 Fattori, 5 Maltagliati. A centrocampo 15 Tricarico, 18 Nunziata, 7 Ficcadenti, 24 Dorigo, dipendente, 17 Foglia, 9 Ferrante, 8 Lentini. In panchina, per cambiare qualcosa durante l'incontro, Reia ha accanto a sé, oltre al secondo portiere Casazza, anche Gravero, Carparelli, Mercuri, Puscetu, Alessi e Semioli. Questi ultimi due vengono dalla primavera e Semioli, numero 40, è proprio l'ultimo arrivato in ogni senso. Risponde il Perugia con Pagotto in porta, numero 29, la difesa a 4 con Grossi, numero 35, Matricano 14, 23 Materazzi, 3 Colonnello. A centrocampo 8 Cucciari, 33 Manicone, 37 Olive. Anche qui un tridente, anche se un po' mascherato, 22 Guidoni, 11 Rapaic, 31 Tovalieri. C'è un cambio rispetto alla squadra che ha vinto domenica scorsa a Monza, esce Tangorra, squalificato, entra Materazzi. In panchina Docabo, Russo, Traversa, Cottini, Bernardini, Lombardo e Ruzzittu. Un oggetto così dall'alto, e naturalmente non è preparato, può causare un grosso danno. Speriamo che si ravvedano i tifosi, che pensano solo a tifare per quanto riguarda questa partita che è ancora appena iniziata. Sono già due gli ammoniti e tutti e due del Perugia, Bucci al terzo minuto e Materazzi al settimo, è pronto Dorigo a battere ma c'è un giocatore del Perugia a terra e adesso Tricarico viene allontanato da Cesari e c'è il cartellino giallo o rosso per Tricarico. Potrebbe Eccolo essere qua. Rosso, potrebbe Sono essere rosso. Su segnalazione del guardaline, Tricarico, c'è un giocatore del Perugia che è rimasto a terra. E Tricarico, gomitata, sì è rosso, cartellino rosso, sì, espulsione di Tricarico e rimane all'ottavo minuto in 10 il Torino contro gli 11 del Perugia che ha avuto soltanto due ammonizioni. Vanno tutti a protestare con il guardaline Saia, l'uomo che ha segnalato la gomitata di Tricarico. E dunque Cesari, dopo 7 minuti e mezzo, manda negli spogliatoi Tricarico e il Torino rimane in 10 contro 11. Tra l'altro lui ha fatto, se l'ha fatto, perché io praticamente non l'ho visto, stavo guardando l'altra parte, se l'ha fatto proprio in barba all'aiutante, all'assistente dell'arbitro, perché era l'ultimo uomo di là e l'assistente avrà dalla bandierina. Dovrebbero essere 3 a 2 i corner per il Perugia, in area si è portato anche Olive, anche Matrecano per sfruttare la sua elevazione. Lombardo anche lui si è portato in area, a parte lo spiovente che però è corto, che è stato alzato da Mercuri. Poi tentativo di controllo, Colonnello che prova ancora a mettere in area, Tovalieri che ferma il pallone, Tovalieri, rete! Tovalieri ha portato in vantaggio il Perugia, Perugia in vantaggio 1-0, è in vantaggio il Perugia. E questo sono i cannonieri, amici. Sta tutto il tempo a dormicchiare, perde la grande occasione e poi segna un gol spettacolare, e questi sono i giocatori che segnano i gol, e quelli che fanno la cosa meravigliosa di stoppare la palla, liberarsi dall'uomo e poi trafiggere il portiere. Avete visto, non si può, io ho detto, sono giocatori che magari non hanno in giornata, non riesce a fare le cose belle, hai sbagliato un gol clamoroso, però vedete com'è. Guarda i tripudi e i tifosi del Perugia. Dove avrà trovato le energie Sandro Tovalieri per farsi questi 100 metri di corsa, per andare a festeggiare sotto la curva dei tifosi del Perugia il gol che stiamo per rivedere. Eccolo qua, battuto Luca Bucci nell'angolino, il morso del Cobra ha colpito Sandro Tovalieri, gol numero 144 in carriera, ne ha segnati 48 in Serie A, 80 in Serie B, 16 in C1. Sandro Tovalieri ha realizzato la rete dell'1-0, il Perugia è in vantaggio e mancano 14 minuti alla fine della partita. Adesso il Torino deve assolutamente rovesciarsi in avanti. Dopo la reazione di Dorigo, in area c'è Ferrante, c'è Maltagliati, c'è Ficcadenti, batte lo spiovente, troppo lungo per Bonomi. Dall'altra parte va a controllare il pallone Fattori. Ribatte Materazzi che non riesce ad impostare l'azione di contropiede perché c'è il fallo laterale favorevole al Torino. Fattori, Bonomi che prova la deviazione, colpo di testa e rete di Marco Ferrante, 1-1, pareggio di Ferrante al 35esimo del secondo tempo, lo spareggio per andare in Serie A è di nuovo pari, 1-1, Tovalieri e Ferrante, proprio loro. Ma è chiaro che un attaccante quando gli capita tre occasioni da gol, una deve mettere dentro, una disattenzione da parte della difesa del Perugia,
ha dato la possibilità a Ferretti di completamente solo colpire di testa, e questo è il pareggio. Un Torino generoso, perché giocando in 10 continua ad andare in attacco, due occasioni da gol mancate da Ferranti, e poi la testa, questa di testa, vedete, straordinario l'assist di Bonomi. Giuseppe, sì, è stato Bonomi, e il Torino era tutto in attacco con Maltagliati, Bonomi, adesso tutto pari di nuovo. Quando il Perugia poteva amministrare il risultato, il Torino pareggia. Incredibile, una partita che si sta emozionando nella fase finale, nella partita del secondo tempo, veramente straordinario. Ascoltiamo Stefano De Grandi. Però purtroppo giocare in 10 dopo pochi minuti con questo caldo è stato difficilissimo. Dobbiamo dire che abbiamo già fatto un miracolo a recuperare la partita, perché prendere gol a un quarto d'ora alla fine ti taglia le gambe, invece siamo stati bravi a reagire. Adesso i rigori, sappiamo tutto che questa è una lotteria, vedremo, speriamo bene. Grazie Minotti, Ferrante sul distretto, a te Massimo. Ferrante contro Pagotto, è il primo calcio di rigore per decidere chi andrà in Serie A. La prima serie comprende 5 rigori per squadra, in caso di parità si va ad oltranza e si interrompe non appena una squadra è in vantaggio sull'altra. È tutto pronto, si allontana Cesari, parte Ferrante, rete! Ha calciato di potenza. Si è calciato di potenza in mezzo alla porta, un tiro potentissimo alto. Pagotto ha tentato un tuffo sulla lateralmente, ma non è riuscito a evitare. Osservate ancora una volta, un tiro potentissimo nel centro della porta. Pagotto si era tuffato sulla destra pensando che magari il tiro era fortissimo, ma raso terra. Ora il Perugia, per pareggiare il conto, ha nel piedi di Bernardini il pallone del rigore. Gioca il Jolly, Ilario Castagnere, Bernardini ha segnato 11 gol quest'anno, 8 su rigore, e dal dischetto non ha mai fallito, 8 su 8, tutto pronto, Bernardini, rete! Mabucci aveva quasi intuito la trasformazione di Bernardini. Sì, ma io voglio dire che un rigore tirato bene in raso terra a fil di palo è molto difficile, anche se il portiere intuisce, si tuffa, perché sono i rigori più difficili da parare. Ora è Lentini che va a tentare di portare in vantaggio Torino. Rivediamo il destro calciato con grande precisione da Antonino Bernardini, bacia il pallone Pagotto e poi lo consegna a Lentini, che deve cercare di superarlo dagli 11 metri. Finora trasformati i primi due rigori e ancora parità dunque fra Torino e Perugia, 1-1 dopo il primo rigore. Lentini contro Pagotto, lunga rincorsa. Siamo un po' nervosi, eh? Parte Lentini, tiro e rete. Piano piano, dolce dolce, Torino di nuovo in vantaggio. Sembrava nervoso, ma era tranquillissimo, ha tirato molto bene, Pagotto ha tentato la sua sinistra, ma Lentini è stato bravo. E ora Rapaic. Il croato Milan Rapaic va a tentare la trasformazione, va a tentare di superare Luca Bucci. Finora rivediamo intanto il tocco preciso e molto debole, lento ma piazzato di Gigi Lentini. Ma un po' facilitato Pagotto su questo tiro del rigore, perché lui si è tuffato molto prima. Io non so se Rapaic tenterà un tiro forte o una... Non dimentichiamo che ha avuto male alle gambe, è stanco, pericoloso questo... Parte Rapaic, sinistro, violentissimo, e di nuovo parità 2-2 tra Perugia e Torino. Qui si sta facendo drammatica, c'è della gente, abbiamo dovuto dare acqua a un tifoso perché si è sentito male, era tutto bianco come un lenzuolo, e credo che queste partite tolgono un po' di vita alla gente, ai calciatori, ai tifosi. Cravero è uno specialista. La bandiera, il simbolo del Torino, lascerà il calcio dopo questo spareggio per diventarne team manager, Roberto Cravero. Fante Cravero, destro e rete, anche questo piano piano, e ha rischiato di sbagliare Cravero. Pagotto c'era quasi arrivato, avremmo scommesso sulla parata, invece Cravero è riuscito a piazzare il suo destro in fondo alla rete. Aldo riesce a evitare la mano protesa di Pagotto, gol. E siamo sul 3-2, Materazzi adesso. Materazzi è un altro dei giocatori che Bucci dovrebbe conoscere. Il suo sinistro, la palla in rete. Il sinistro potente è quello di Materazzi a pelo d'erba. Anche qui Bucci aveva intuito, ma non ci è arrivato. Però vediamo da questa angolazione, niente, in ritardo Bucci rispetto alla velocità del pallone. Ancora Pagotto e Dorigo adesso per il Torino. E
nel posto di Dorigo, sta a segno della croce, parte il suo sinistro, la palla sul palo, sbaglia Dorigo, palo pieno, avete visto che Dorigo aveva spiazzato anche Pagotto, ma il pallone è andato a schiantarsi sul palo, Pagotto tutto dall'altra parte, palla che rimbalza, che esce il sinistro di Dorigo, palo quasi interno, Torino che sbaglia, adesso ci sono due rigori per il Perugia, uno solo per il Torino, vedete la disperazione di Toni Dorigo, Pucci per il Perugia, dovrebbe essere Colonnello, eccolo qui che arriva, Colonnello che va a battere il calcio di rigore, la rincorsa breve di Colonnello, suo sinistro Bucci non intuisce, sbaglia angolo e siamo adesso con il Perugia in vantaggio di un gol, pertanto l'ultimo rigore lo batte Carparelli, se Carparelli sbaglia il Perugia in Serie A, se Carparelli segna si deve aspettare il rigore di Tovalieri. Va al dischetto adesso Marco Carparelli. Il quarto deciso, la rincorsa troppo lunga. Parte Carparelli, palla che tocca il pallo interno, aveva intuito Pagotto, bravo, e si insacca. Adesso tutto è nei piedi di Tovalieri e nelle mani di Luca Bucci. Il tuffo di Pagotto, ma era troppo angolato il rigore di Carparelli per potergli consentire di arrivare alla deviazione. Tovalieri, un altro specialista dei rigori, potrebbe dire che Perugia certo in campionato ha avuto molte più occasioni per esercitarsi, ha avuto 13 a favore contro i 3 del Torino. Pucci contro Tovalieri, calcio di rigore che vale la Serie A, la rincorsa del Cobra, parte Tovalieri, il tiro al gol, Perugia in Serie A e Torino che fallisce l'obiettivo. La grande festa del Perugia, legittima sicuramente, un grande traguardo, insperato, inaspettato anche, e per il Torino che a 3 domeniche dalla fine aveva 5 punti di vantaggio sul Perugia, l'amarezza di una beffa tanto più forte, tanto più stridente, non credete che ha fatto male al tendine d'Achille Castagnero, tanto più incredibile se si considera anche l'andamento di questa partita, dominata dal Torino, in 10 uomini, con un arbitraggio che sicuramente è stato più attento alle esigenze del Perugia che a quelle del Toro, e con adesso l'amarezza di aver perso la Serie A ai calci di rigore. Eccolo il rigore di Tovalieri, Bucci non ci arriva, Bucci che aveva in parte intuito il lato in cui batteva Tovalieri, ma che non è riuscito ad arrivare in tempo per intercettare il pallone.